sto Margite, quando muore, ragazzi, allora cosa fare? Evocare sto stregone Roger, tanto dopo 1 minuto e 30 questo muore. Sì, muore subito, però almeno ci darà una mano a farlo fuori. Ecco il nostro bestione. Ah, un momento, dovete anche evocare questo bel cagnolino, Scooby-Doo. Trovare Scooby-Doo è facilissimo. Guardate questa quinta e avete fatto. Ok, stiamo alla chiesa. Dovete solamente proseguire da questa parte, scendere da questa collina, lasciate stare i pipistrelli. E spero tanto che avete trovato la capretta qua, che all'inizio ci ho messo un bel po' per trovarla. Proseguire da questa parte, fateci caso al drago perché dopo 15 tentativi alla fine è morto quel bastardo, morto. Quante bestemmie. Scendere giù da questa collina. Proseguire da questa parte verso sinistra. Non ho messo la mappa, però è più bello farvi vedere, capito? Fare una bella passeggiata con voi. Andare in questo posto e trovare un piccolo ingresso. Questo ingresso vi porterà in una tana. Ok, scendiamo. Le rovine incenerite dal drago. Scendiamo. Corri, 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 che c'è il cucciolo che vuole azzannarti. I topolini qua sotto che vogliono azzannarti. Corri, 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 corri. Il baule. Apri il baule. Ok, dove siamo finiti? Ah, in un bel posto. Allora, questo è il posto dove troverete il cane che avvelenerà. Quel tizio di merda, Margit, lo so, farà tutto il cane poi, Scendere da questa parte fino a giù, fare un bel salto da questa parte, toccare il punto di grazia per salvarvi, cioè il checkpoint, andare sempre dritto, se siete stanchi di camminare, prendete il fischietto e proseguite verso sinistra, mi raccomando, verso sinistra. Attenzione a questi cosi qua che spruzzano veleno. Sempre, sempre più avanti. In queste piccole rovine, questa bella casetta distrutta, e troverete questo incantesimo qua, proprio qua. Io adesso me ne vado. Oppure farmo. E riprendiamo la parte dove io ammazzo quel bastardo di Margit. Eccolo qua. Ormai lui fa sempre le stesse mosse, cioè io dopo 30 tentativi ho capito come si muove, ho capito cosa fa, ho capito cosa usa per distruggerci. Quindi non vi basta che dare qualche piccolo colpo, due o tre, e scappare, e farà tutto lo stregone Roger e il cane. Intanto il cane, come potete vedere, lo sta avvelenando piano piano. Come potete vedere ho fatto la mia mossa. La mia parte colpendolo da dietro. E il cane continua, continua ad azzannarlo. Guardate un po' come lo azzanna, lo azzanna, lo azzanna. Poi quando arriva a metà, lui cade KO e che ci darà il tempo di continuare a colpirlo, ok? Quindi sono stato anche un po' sculato in questa parte. Guardate, avete visto? Sculato proprio assai. Avevo uno di vita e mi ha sfiorato, mi ha sfiorato. Ok, questa è la parte. Ora il cane, il veleno che gli ha dato, come potete vedere, guardate un po' la sua vita, come si sta abbassando. Eccola qua, la vita che si sta abbassando. Morto, cazzo, è morto. Spero tanto che il video vi sia stato utilissimo e scusate tanto come avete sentito, ho soffiato nel microfono nella live e questa è solamente una piccola registrazione mia fatta alle 2 del mattino.
Quindi ragazzi, spero tanto che il video vi sia stato utilissimo, iscrivetevi al canale, lasciate anche like e noi ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!